Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio canale si chiama Cantare in Libertà, ma la libertà ormai ha raggiunto livelli inverosimili. Sto parlando del nuovo fenomeno mediatico che sta scatenando un delirio sul web, appunto Young Signorini. Oggi vi dirò cose che magari non sapevate ancora su Young Signorino e vi mostrerò immagini che probabilmente non avete ancora visto. Cantare in libertà. Ma chi è in realtà Young Signorino? È un ragazzo, il cui vero nome è Paolo Caputo, di Cesena, che ha 20 anni. È un cantante della nuova generazione, rap e trap, anche se lui si definisce un cantante fuori dagli schemi, cioè semplicemente Young Signorino. E ha dichiarato di avere un figlio di 2 anni, questo però non si sa se è vero oppure no. Lui ha 20 anni e ha già un figlio che ha 2 anni. 2 anni. È stato precoce. Come si chiama suo figlio? Young Signorino. Come? Young Signorino. Young Signorino? Sì. Anche lui. Che ne so, cioè è un fenomeno, abbiamo detto. Cioè. Le sue canzoni parlano spesso di alcol, di droga, di sesso e di sballo in generale. E questo è un mondo che comunque nelle canzoni non si affronta quasi mai, ma che lui comunque affronta in maniera molto particolare. Sto scopandomi, sto fumandomi, sì, medicine insieme ai medici. Dovete sapere che Paolo Caputo è stato a 17 anni in coma proprio per aver assunto volontariamente un mix di farmaci e psicofarmaci. Svegliatosi dal coma, poi ha deciso di cambiare il suo nome in Young Signorino perché si è sentito maturo, si è sentito quarantenne in un corpo di ventenne. Inoltre è stato ricoverato oltre un mese in psichiatria perché lui dice che gli altri pensano che lui sia pazzo, ma che in realtà tutto quello che sta facendo è giusto e prima o poi il mondo lo capirà. Durante un'intervista al Rolling Stones ha dichiarato di essere il figlio di Satana e poi l'ha ribadito anche da Chiambretti al programma Matrix, dove ha trattato un po' con irriverenza anche la povera Orietta Berti, ospite del programma. Tu la conosci Orietta Berti? No. No. Scusami. È un'altra generazione. Non guarda mai la televisione. Sono nel mio viaggio, per quello. Lui è nel suo viaggio in questo momento, ma anch'io sono nel mio. Adesso chiamiamo un taxi. Ci ha lasciato tanti anni fa. Sì. Era un bravissimo cantante di colore, aveva un gruppo formidabile e faceva una musica sound bellissima. Te ne frega qualcosa? Sinceramente adesso no. No, bene. E quando gli chiedono le prove che lui fosse il figlio del diavolo, lui risponde così. Ricordare che è un fatto di marketing. No, non ci credo che questo ragazzo si senta figlio di Satana. Io semplicemente sono figlio di Satana. Non è che mi credo, sono figlio di Satana. E quali prove ha per? Non c'entra niente il marketing. E quali prove ha per dire che è figlio di Satana? Io le mie prove le ho, non le devo raccontare. Allora non ce le ha? Le ho io le mie prove. Perché la realtà si impone di per sé, no? Tu hai le prove che esiste Gesù? La storia, i documenti antichi. Hai le prove, l'hai visto? Guarda che non ho le prove neanche che esista Giulio Cesare, però lo sappiamo perché esiste una cosa che si chiama archeologia, esiste una cosa che si chiama documentazione, quindi uno va a guardare negli archivi storici. No? Infatti uno dei suoi tatuaggi che ha sul collo dice proprio sex, 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 che in latino sappiamo essere 666, appunto il numero di Satana. Come pensi di essere figlio di Satana? Quali segnali hai riscontrato? Lui me l'ha detto, che sono figlio. A che ora? Boh. A febbraio 2018, appunto quest'anno, ha pubblicato un video che si chiama Dolce Droga. Ma che buona questa dolce droga. Ma che buona questa dolce droga. Sul collo una pastiglia che mi assomiglia. È una canzone di provocazione, dice lui, perché in realtà la dolce droga è la verdura. Infatti nei video compaiono carciofi, insalata, dei fiori. E in questo video lui riceve tantissimi dislike di gente che lo insulta, lo odia. Infatti lui ha tantissimi hater
come si chiamano i ragazzi, insomma, che lo odiano e gli dicono di tutto, ma in realtà qualcuno già lo sta seguendo positivamente. Il brano che le ha dato maggiore popolarità si chiama appunto Ha Ha Ha. È un brano molto ripetitivo, molto orecchiabile, è un brano assillante sotto alcuni aspetti. È uscito soltanto ad aprile e ha già più di 13 milioni di visualizzazioni su YouTube, pensate. Fumo, fumo, fumo e rido. Scotta, 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 scotta. Non mi piace questa tipa, na 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 na. Voglio la tipa del tipo. È un brano semplice, orecchiabile, molto ripetitivo, e infatti tantissime persone hanno cominciato a postarlo anche soltanto per insultarlo, soltanto per condividere una persona che tanti definiscono un imbecille, incapace, ma che in realtà grazie a questo postare lui sta diventando sempre più popolare. Probabilmente è quello che voleva. Tantissime persone inoltre hanno fatto delle parodie, e una su tutte che mi piace moltissimo è la parodia di Dolce Nera. Alfa, alfa, alfabeto. Rari, 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 rari. Scotta, 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 scotta. A maggio di quest'anno è uscito un nuovo brano che si chiama La danza dell'ambulanza. Un brano prodotto da Big Fish, che è un producer molto noto italiano, che vede in lui comunque un talento e che è un nuovo modo di fare musica. Tra l'altro, in un'intervista sempre su Rolling Stones ha dichiarato che Young Signorino è stato sempre puntuale in sala di incisione, è stato serio, ha lavorato benissimo, ha parlato con lui e dice che è un ragazzo davvero intelligente. E quando gli hanno detto cosa pensava del fatto che lui si dichiarasse figlio del diavolo, Big Fish ha risposto che sono fatti suoi, lui non fa lo psicologo ma si occupa di musica. Io mi chiedo che cosa ci sia dietro Young Signorino, se è soltanto un'idea di marketing oppure se ci sia del vero, del concreto in quello che lui fa e in quello che lui scrive, che tra l'altro ha dichiarato che non scrive mai prima di andare in studio, ma che improvvisa tutto lì al momento. Ma perché Young Signorino sta avendo questo successo così grande? Secondo gli psicologi è come guardare un incidente. Cioè, quando noi passiamo davanti a un incidente sappiamo che vedremo qualcosa di brutto, però comunque abbiamo il desiderio di guardare, di continuare a vedere, per provare quell'ebbrezza di una cosa così forte, ma che comunque non riusciamo a fare a meno di guardare. Allo stesso modo Young Signorino, che tra l'altro ha una personalità molto eccentrica, molto sicuro di sé, ci attira e ci attrae proprio per questo suo modo di essere. Pensate che in pochissimo tempo il suo profilo Instagram è arrivato a più di 100.000 followers. Ditemi voi se questo è soltanto un fenomeno del momento, oppure se Young Signorino in realtà possa diventare davvero qualcuno che cambierà il modo di fare musica. Mio padre è Satana, mio padre è Satana. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, se Young Signorino è davvero un folle, uno spostato, oppure se c'è qualcos'altro che si nasconde dietro la sua figura, e scrivetelo pure nei commenti. E se avete altre informazioni in più da sapere su di lui, potete scriverlo tranquillamente qui in basso. Ciao, alla prossima.